Ciao a tutti ragazzi, io e Picettino possiamo finalmente considerare finita l'operazione recupero pubblicazioni standard del canale del mese di agosto perché vi presentiamo il 58 numero di Tex Wheeler Rasa il Comanceros, numero 58, uscito il 19 agosto 2023. Con questo siamo alla pari, anche se in realtà il materiale già si è un po' accumulato perché sono tre uscite questa settimana che non ho ancora preso, ma che arriveranno la settimana prossima con un po' più di calma. Ma siamo già a settembre. <ride> Quindi concludiamo il mese di agosto con questo 58 numero. Copertina di Maurizio Dotti e qua c'è ben poco da dire. Ragazzi, guardatela. Tex Wheeler imperioso ma guardingo col suo fucile in mano, un fucile che avrà anche un po' di protagonismo all'interno della storia. Sarà anche in un piccolo frangente anche protagonista di un siparietto con Tex e sotto questi cavalieri che sono i Comanceros fondamentalmente che stanno andando la polvere il fatto che siano tutti ben distinti uno dall'altro tutti ben caratterizzati anche quello che ha il volto completamente scuro perché ha il buio, ha il cappello e l'ombra <coughs> Tex che non si mostra realmente di volto è intento a guardare quello che succede sotto cioè ragazzi veramente con copertine così c'è poco da dire <coughs> scusate il cielo giallo ma non giallo limone spiattellato lì giallo pennellato è eh, qualcosa di magnifico la scritta text wheeler verde ci sta perfetta che vi devo dire di più nulla andate e rimiratevi questa copertina perché il prezzo del biglietto non è ampiamente ripagato ma è già ripagato perché poi c'è tutto il contenuto e lì ragazzi alle aiosa a palettate di gioia lo apriamo e troviamo una cosa leggermente diversa dal solito. Nessun riassunto perché questa è una storia completamente nuova. Comincia da zero. E sì, è vero che anche in altri volumi abbiamo visto cominciare da zero. però comunque con un minimo di trafiletto. Qui niente, qua abbiamo soltanto il trafiletto per gli arretrati che sono ancora tutti disponibili. Strano ma vero. Wanted Nemici Irriducibili di Mauro Boselli. E qua, ragazzi, abbiamo la presentazione dei personaggi. Allora, mettiamola così, um, Razza abbiamo avuto il figlio e il padre, Joan Razza era, um, era il figlio che ci è stato presentato su Tex con una storia del morisco eccetera, mentre il padre invece che è Pedro Razza, che nella serie regolare, nella modernità del Tex classico, non c'è più, non è più su questa terra perché è già passato a miglior vita e però non l'abbiamo mai visto, no? E qua facciamo la sua conoscenza. Andiamo a scoprire come si ricollega poi la storia precedente di Kirker o Kerker, a seconda di come lo volete chiamarsi alla spagnola, eccetera, come si ricollega quel filone con Pedro Razza. Ragazzi, qua veramente abbiamo... Abbiamo Boselli che fa il riassunto collegamento molto interessante perché mette dentro anche Jesse Oak che è uno dei ranger che abbiamo già visto qualche numero fa comparire qui che però abbiamo conosciuto sesantenne abbondante nella versione texiana canonica. Insomma qua abbiamo un bel unione di fili tra passato e presente. Questo è il passato, anche se noi lo leggiamo oggi per la prima volta, quindi è il nostro presente attuale, con le storie passate che però sono il presente attuale di Tex. Insomma, ragazzi, un bel casino temporale, ma Boselli dimostra di avere le redini saldissime su quello che ci sta raccontando. Quindi, ragazzi, qui. Non abbiamo nessun approfondimento extra fumetto per una volta, quindi niente valore aggiunto sul test, sul west, ma una bella riunione di fili e suggerimenti su come inserire tutte le caselle. Quindi davvero complimenti a Mauro Boselli perché dimostra una volta di più che le redini sono veramente ben in saldo nelle sue mani. Ma ora entriamo nel vivo. Lato disegni, Carlos Gomez. E potrei finire qui, <ride> veramente potrei finire qui. Carlos Gomez, punto. Guardatevi soltanto le tavole iniziali, guardatevi l'espressione beffarda del, del nostro Tex giovane, guardatevi gli sfondi che emanano calore e, e preoccupazione polvere del deserto, guardatevi gli indiani, i personaggi, la, la fierezza delle, degli indiani che andiamo a conoscere. L'espressività dei personaggi che si muovono, che fanno gli sfondi dalla foresta, cioè, io non so, cioè non so più dove guardare. Ragazzi, è un lavoro veramente ben, ben, ben fatto. Ovviamente, parlando di Carlos Gomez, non parliamo di un illustre sconosciuto, bensì di qualcuno che di annetti e di qualità sulle spalle ne ha già tanta. Posso dirvi che davvero, è wow, molto 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 bello. Non, non, come, come faccio a dirvi di più? Cioè, ragazzi, veramente. Andate a, a sfogliarlo. Guardatevi le immagini che fanno, che scorrono qua dietro e, e basta. Cioè, non, non ho altre parole, è vero, Carlos Gomez è impressionante, nato con text tra le mani, praticamente, incredibile tra l'altro se non sbaglio potrei dire una boiata però mi sembra che questo sia il suo debutto su Tex Wheeler perché lui ha fatto la regolare ha fatto l'almanacco ha fatto il, il Tex alla francese ma forse il Tex Wheeler ancora no vado a memoria mi sembra di no e beh se il suo debutto è questo io non, non, non ho nulla da dire guardatele cioè, vedetele scorrere guardatele perché c'è veramente poco da dire ma tanto, tanto da guardare. Quindi, complimenti a Carlos Gomez. Non, non riesco e non posso aggiungere altro se non guardate sti disegni. Veramente. E ci aspetta qualche mese in sua compagnia. Tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. E ora la storia. Un po' ancora il discorso di Kerker, Kerker, non mi ricordo mai come si. Kir, Kircher, chiamiamolo così. Della saga precedente. Perché, infatti, sarà proprio inseguendo un suo sgaloppino che entreremo a conoscere proprio Pedro Razza sarà una cosa molto interessante ragazzi. Poi abbiamo piano piano lo sviluppo, lo sviluppo che porta a connettersi, sia a questa compagnia di Comancero, sia agli Apache, sottofondo ci sono ancora le guerre indiane scatenate per Felix Ward, il ragazzino, che farà parte di questa storia, cioè rendetevi conto che a fresco sta tirando fuori il nostro, come si chiama, il, il nostro Mauro Boselli. Abbiamo anche Tex che qua viene anche bonariamente preso in giro perché per la prima volta lo troviamo a dover impersonare Teobaldo <ride> che è il comanceros. Ovviamente dura la manciata di qualche pagina questo giochetto, ma è divertente perché per una volta pure Tex si trova a essere un po' preso in giro e mi piace, anche se poi questa cosa lo, porta, lo porterà ad affrontare una tribù indiana, il capo, uno proprio simpatico, eh, di quelli proprio che hai voglia di invitare a cena capirà tutto e in fondo avremo una bella presa cioè, mi piace molto, complimenti perché è una storia western che è sì leggibile a sé stante nonostante abbia dei palesi riferimenti al passato recente di questa testata e anche al passato di Tex che però è un passato editoriale perché poi è un futuro, che vedremo, cioè, capite questa cosa, molto interessante comunque è una storia che ci sta, che sta in piedi da sola per il momento Tex si muove, fa, disfa, la rischia Abbiamo anche un puntino su lei con dinamite che sarà anche protagonista di una scenetta che salverà determinate cose a Tex, ma non voglio farvi spoiler, però veramente Boselli gioca con tutti i fili che può, è un burattinaio che riesce a muovere 400 fili senza incastrarli, senza legarli male, uno, senza fare il nodo, ma facendo muovere perfettamente tutto, e questo ne è un palese esempio. Io con una storia così posso soltanto dirvi: wow, se questo è l'inizio, siamo davanti a un notevole buon inizio. Eh, cosa posso dirvi di più? Posso dirvi che secondo me vale la pena. Vale la pena leggerla, vale la pena buttarci, sì, anche perché, ripeto, è il punto 1 di una storia completamente nuova quindi chi entra parte dall'inizio un inizio che ha già dei retrogusti che vengono segnati che vi viene spiegato dove chi di cosa si sta parlando ma comunque fondamentalmente assolutamente gradevole per anche il neofita quindi ragazzi davvero io vi dico non ci sono contro per me è un'ottima storia ovvio vi deve piacere il western, vi deve piacere Tex e vi deve piacere questo tipo di narrazione. Se voi non avete queste caratteristiche, ovviamente non vi piacerà. Non è una storia così no, che tutti possono e ci servono, almeno questi tre piloni base che, abbiate, che avete diciamo, nelle vostre corde. In caso contrario, ragazzi, storia per tutti e storia veramente gradevole. Si parte veramente bene, il passo è quello buono. Galoppiamo con Tex e andiamo a scoprire meglio questo razza, padre, e anche questo figlio, Juan. Perché davvero vale, vale la pena. Con tutti i figli che si stanno legando tra di loro. E chissà dove arriveremo. Complimenti davvero. Tex Wheeler al momento non delude mai.